Siamo con Roberto Gigio, presidente Coldwell Banker Italia. Oggi alla convention di 24 Finance è stato presentato un accordo quadro con, tra voi e 24 Finance. Intanto le chiedo di presentare un po', la conosciamo, però presentare un po' Coldwell Banker. È arrivato 10 anni fa sul territorio italiano, oggi dov'è? Allora, Coldwell Banker è un gruppo internazionale presente in 41 paesi nel mondo con circa 3.000 agenzie e oltre 90.000 agenti. In Italia siamo arrivati 10 anni fa e siamo presenti oggi con 80 agenzie nelle principali città italiane, Roma, Milano, capoluoghi di provincia importanti, Rimini, località turistiche importanti, Forte dei Marmi, Riccione, Rimini, Argentario, Siena. Quindi riusciamo a coprire, diciamo, una parte importante delle località più riconosciute a livello internazionale qui in Italia. Segmento che preferite? Noi per il nostro DNA siamo molto forti nel segmento medio-alto e poi abbiamo una specializzazione nel luxury con Coldwell Banker Global Luxury. Infatti i nostri uffici di Forte dei Marmi, Siena, Porto Cervo e anche Roma sono specialmente occupati da professionisti che si occupano del luxury. Ah, perfetto. E in quest'ottica come avete deciso di incontrarvi con 24 Finance per questo accordo? 24 Finance, l'accordo è nato per una visione comune di valori insieme al management di 24 Finance. Dopo che ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso un po' quelli che erano i nostri progetti, la nostra visione, dove come Coldwell Banker ho visto in 24 Finance un'azienda molto attenta a quello che sono le persone, perché comunque l'asset principale di ogni azienda sono le risorse umane. Noi come Coldwell Banker investiamo molto sulle risorse umane, nel dargli formazione, farli crescere proprio come persone, che questo è l'obiettivo. Poi se sei una brava persona con la giusta etica, sicuramente noi siamo in grado di darti anche quegli strumenti per poter essere un punto di riferimento e una guida per il cliente. Ecco, ho trovato nel management di 24 Finance, dopo aver parlato con Rino Moscariello, la stessa condivisione di valori. E quindi dopo anni che ho parlato con tanti interlocutori, no, certo, per fare una rete dedicata anche al finance, certo, poi noi abbiamo un nome, vorremmo lanciare, no, Coldwell Banker Finance, penso di aver trovato veramente il partner giusto per costruire qualcosa che dia valore ai nostri agenti e alle nostre agenzie e di conseguenza il miglior servizio anche per i nostri clienti. Quindi cosa è che vi aspettate in concreto nel prossimo anno anche a livello di risultato? Insomma? Ma il prossimo anno sarà un anno di start-up, quindi ancora un po' presto per fare budget. Oggi pensiamo più alla creazione, no? Di trovare quelle che sono diciamo, la metodologia giusta per far conoscere gli operatori di 24 Finance e i broker di Coldwell Banker Italy, farli, no, integrare, e poi arrivano i risultati, perché torniamo al discorso di prima vengono le persone, dobbiamo farli convivere. In 30 anni di esperienza ho visto che gli accordi nati senza la conoscenza personale sono state sempre delle partnership che poi non hanno portato a risultati importanti. Quindi il primo passo è integriamo la rete, conosciamoci, vediamo di formare delle procedure idonee a quelle che sono le nostre esigenze, perché noi, come dicevamo prima, abbiamo una clientela molto esigente. Certo. Essendo leader nel settore medio-alto, i nostri clienti sono molto preparati, conoscono già tutto, sono iper informati e quindi si aspettano da noi veramente qualcosa in più. Noi diciamo dobbiamo essere una guida per i nostri clienti, ma per essere una guida, no, devi avere anche le giuste caratteristiche e i giusti strumenti. Quindi è presto dire obiettivi, però insomma puntiamo molto. Io penso più a una crescita da qui a 3 anni importante. Importante. Allora, grazie intanto, in bocca al lupo a questo punto per la nuova iniziativa, e ci rivedremo l'anno prossimo per capire com'è andata. L'anno prossimo parleremo più di obiettivi concreti dopo abbiamo visto il primo anno com'è andata. Benissimo, grazie. Salve.